cioè se n'è andato con loro. La cosa bella è che suo padre aveva come nome Jared. Ora era... era... Quando avveniva, c'era un evento importante, diciamo dal punto di vista biblico, comunque dal punto di vista dei patriarchi, lo si fissava in un nome magari di uno, di un personaggio, quindi della dinastia, dei discendenti, nella genealogia, lo si fissava quell'evento nel nome di colui che, che era nato in quel momento lì, e il padre di Enoch si chiamava Jared, nome che deriva dal verbo Yarad, che vuol dire discendere. Il che fa pensare che al tempo del padre, sì, al tempo del padre di Enoch ci sia stata una discesa importante, tanto da essere fissata nel nome di quel personaggio. E suo padre si chiama Jared, quindi probabilmente è avvenuta una discesa importante. Enoch, il figlio di questo Jared, andava avanti e indietro con gli Elohim e poi se lo sono portati via. Fa pensare al fatto che ci sia stata una sorta di risalita importante. Quindi in queste due curiosità qui potrebbe essere contenuto il ricordo di un momento in cui è sceso qualcuno di importante. Per fare un parallelismo con i racconti sumero accadici, da cui appunto derivano molti dei racconti biblici, si dice che il corrispettivo sumero accadico, cioè, è scritto nelle tavolette, di Elion, cioè Anu, è sceso sulla terra una o forse due volte. Cioè il capo dell'impero è sceso qui una o due volte. Magari in quel nome di quel patriarca biblico può esserci sigillato il ricordo di una delle discese di questo personaggio, sapendo che poi suo figlio andava avanti e indietro con questi qui fino a scomparire. Nell'altra genealogia, per esempio, si dice che a un certo punto, insomma, c'è tutta la successione dei vari personaggi, si dice dunque poi quello è come figlio Peleg, e c'è scritto fu chiamato così perché al suo tempo venne fatta la divisione, perché il verbo palag significa dividere. E quindi quella divisione di cui vi parlavo prima, fatta da questo Elion, potrebbe proprio essere venuta al tempo di quel Peleg, ed sarebbe stata fissata nel suo nome, ma qui lo dice la Bibbia. Fu chiamato così perché al suo tempo venne fatta la divisione. Quindi, leggendo attentamente i singoli versetti, leggendoli appunto con calma, e facendo finta che ciò che c'è scritto sia vero, non c'è bisogno di inventare nulla. Cioè viene fuori una storia che ha una sua coerenza. Dopodiché possiamo dire che è una favola, benissimo, non è un problema. Ma viene fuori una storia che ha una sua coerenza. E quindi, come dico sempre, se la Bibbia è Pinocchio, io racconto Pinocchio. E anche qui, di nuovo, tanto per capirci, perché poi io lo vedo, mi si fanno dire un sacco di cose, cioè nonostante io tenti di ripetere, mi si fanno dire un sacco di cose che non dico. Diciamo perché Biglino dice... No, Biglino non dice. Non sa, quindi non può dire. Se io racconto Pinocchio ai Maori, dirò che in Pinocchio c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo dal legno. Poi verrà fuori sicuramente il saggio Maori che mi dirà: ah, ma tu vuoi farci credere che quel bambino, cioè che i bambini si fanno partendo dal legno? No, no, no. Io voglio solo dire che in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo dal legno. Non che i bambini si fanno partendo dal legno. Io non lo so più come si fanno i bambini, quindi non lo racconto. Adesso poi quando vado a casa guardo un manuale che abbia tante figure, così lo capisco. Ma per dire, no, quindi questa è la differenza tra ciò che c'è scritto nel, cioè quando dico io racconto ciò che leggo, che non è necessariamente la verità. È ovvio che i bambini non si fanno partendo dal legno, ma in quel libro c'è scritto quello, io dico in quel libro c'è scritto quello. Dicevo prima che ci sono due versetti interessanti che sono nel capitolo 6 del libro della Genesi, là dove si dice che gli Elohim videro che le femmine, le figlie degli Adam erano belle, erano appetibili, se ne presero come compagne quante ne vollero, dice testualmente la Bibbia che avete in casa, se ne presero quante ne vollero e fecero dei figli. Insomma, questo incrocio era una cosa che non piaceva molto,
E a un certo punto, sempre nel capitolo 6 della Genesi, si dice che interviene l'Elohim di nome Yahweh, che dice: io non contenderò più con l'Adam, in fondo lui è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. E dice: nel tempo in cui avvenivano quelle cose, sulla terra c'erano i Nefilim. E dice: e poi c'erano anche dopo. Allora, nella esegesi ebraica di cui vi parlavo prima, si dice che lì non c'è scritto Nefilim, che è sempre il termine che nella Bibbia indica i giganti, e in due passi biblici c'è scritto che questi giganti avevano sei dita per ogni arto, cioè sei dita per ogni mano e sei dita per ogni piede, e dice l'autore biblico 24 dita in tutto, cioè perché vuole essere sicuro, come dire, non mi sono sbagliato, erano 24 dita in tutto. Dormivano in letti lunghi 4 metri e larghi 2, dice la Bibbia che avete in casa. La Bibbia cita anche il nome degli ultimi 3 quando sono stati uccisi in battaglia. E allora dice che sulla terra c'erano i Nefilim. Questa esegesi ebraica dice: no, lì non c'è, lì il termine non è Nefilim, ma è, quindi non sono i giganti, ma ci si riferisce ai Nefalim, cioè agli aborti. Quindi, cambiando la vocalizzazione, cambia completamente la storia, tant'è che loro dicono, perché in quel periodo praticavano gli aborti sostanza, aborti selettivi, facevano nascere soltanto femmine. Quindi vedete che allora la tradizione, la Masorà, vocalizza come Nefilim e si riferisce ai giganti. Quella tradizione orale, poi raccolta nel Talmud, invece si riferisce a degli aborti. E quindi racconta una storia di nuovo completamente diversa. Un conto sono i Nefilim, un conto sono gli aborti. Cioè i Nefalim, il verbo afalà significa appunto abortire. Quindi vedete che è sufficiente cambiare delle vocali, cosa che avviene, perché queste cose qui sono scritte in questi giorni, anche sono scritte in questi giorni, quindi è sufficiente cambiare le vocali per dire che già solo in quel versetto lì cambia completamente il racconto, cambia completamente la storia. Ed è una cosa legittima, cioè io non la contesto. Non dico no, questi esegeti sbagliano perché... No, io non lo so dove stia la verità. Dico soltanto che nella Bibbia masoretica c'è scritto Nefilim, in quella tradizione orale c'è scritto quel termine che rimanda agli aborti. Bene, aspettiamo, se poi si mettono d'accordo, leggeremo che cosa... No, difatti, ma comunque, ripeto, certo, cioè ha una serie di incongruenze successive, certamente. Però potrebbe essere vocalizzato come aborti lì e vocalizzato come Nefilim da altre parti. Quindi, ma questo per dire come ci sia una libertà che viene esercitata tuttora. E all'interno di questa libertà, ripeto, io tra l'altro, ecco la cosa che un pochettino mi stupisce, è come si possano creare i contrasti, no? Perché è assurdo creare dei contrasti, tanto non sappiamo. Quindi diciamo, può essere così, può essere cos'ha. Allora, se facciamo finta che sia così, viene fuori questa storia, se facciamo finta che sia cos'ha, viene fuori questa storia. Ne prendiamo atto, punto. Le lotte sono assurde, perché facciamo delle lotte, ripeto, come ho detto prima, su un libro che non ha fonti accreditate, anzi, che non ha fonti, perché non sappiamo chi l'ha scritto. Quindi figuriamoci se dobbiamo fare delle lotte per una cosa del genere. Cioè, per assurdo, adesso... Vabbè, poi mi arriverà di nuovo addosso. Ma per assurdo, c'è più rispetto per Pinocchio, perché Pinocchio, quando viene ristampato come l'ha scritto con Lodi. Con la Bibbia si cambia continuamente. No, ma infatti, però parliamo della Bibbia che è, come dire, il libro sacro per eccellenza. Nessuno si sogna di considerare sacri le tavolette sumero-accadiche, quindi non è un problema, esattamente. Sempre in questa storia qui di quando Yahweh dice: io non contenderò più con l'Adam perché è solo carne e la sua vita sarà di 120 anni,
quindi siamo nel versetto immediatamente prima di quello dei Nefilim, interviene un docente della Università Americana di Beirut, il quale dice: no, qui i Masoreti hanno messo delle vocali a loro uso e consumo. In realtà, dice, lì la suddivisione delle parole è diversa, la vocalizzazione è diversa. Adesso non sto a scrivervi tutto come le divide lui, ma vi dico il risultato. Lui dice che quel versetto lì, che secondo i Masoreti è: io non continuerò a contendere con l'Adam perché in fondo è solo carne, secondo lui, che si rifà ad una radice del verbo sagam, una radice semitica a cui fanno capo sia l'ebraico che l'arabo, dice che Yahweh afferma: io non arricchirò più l'Adam con versare il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Allora abbiamo una Bibbia che ci dice che Yahweh, insomma, arrabbiato da questi incroci, dice: io non mi occupo più di quelli lì. Un'altra che sempre in quei due versetti dice che non si parla di giganti, ma si parla di aborti, e Yahweh è arrabbiato perché questi praticavano gli aborti selettivi. Un'altra lettura che ci dice che Yahweh, insomma, gli Elohim, che poi da un certo punto in avanti gli scribi attribuivano a Yahweh, cioè perché da quando doveva diventare il Dio unico ovviamente veniva inserito ovunque, dice che in realtà gli Elohim in quel momento decidono di cessare l'apporto del loro patrimonio genetico, e da quel momento la vita quindi scende. Sappiamo che dalla Bibbia i patriarchi vivevano fino a 800-900 anni. Se leggiamo la Bibbia vediamo che dopo quel versetto lì la vita di quei signori passa a 700, 600, 500, 400, 300, fino ad arrivare ai 175 di Abramo, ai 120 di Mosè. Cioè, dopo quella decisione, che secondo questo docente universitario è stata la decisione di interrompere l'apporto di patrimonio genetico, la durata della vita di quella stirpe è andata drasticamente discendendo. Il che avrebbe un senso. Cioè, viene meno la purezza genetica, viene meno, e quindi chiaramente la vita si accorcia. Oppure viene meno un certo tipo di intervento che i genetisti stanno facendo ora sulla telomerasi, con il quale allungano di molto la vita dei topi e prima o poi passeranno all'uomo. Perché in realtà cosa succede? Succede che quando i nostri cromosomi fanno una serie di cose, crossing over, insomma, quando... lasciamo stare i termini, perdono dei pezzi, cioè i telomeri, cioè le parti finali, e quindi invecchiano. Se si aggiunge un enzima che si chiama telomerasi, le parti finali rimangono attaccate e quindi i cromosomi rimangono giovani per periodi molto più lunghi. Per cui chi possiede quella tecnologia ovviamente è in grado di controllare anche la durata della vita. Ora, se noi pensiamo a ciò che ha fatto la genetica negli ultimi 30 anni, 40 anni, e a ciò che potrebbe essere la genetica tra 500 anni soltanto, non ci dobbiamo stupire di nulla. Prima una signora, l'amica lì, accennava alle dinastie, vero? Dinastie, no? Sono le dinastie alle quali delle quali parlano, per esempio, i due sacerdoti, uno babilonese e uno egiziano, ambedue del III secolo a.C., che sono Berosso e Manetone, che ci dicono che i primi governanti avevano durate di vita lunghissime, cioè tra, rispetto ai nostri anni, tra i 35.000 e i 40.000, e ci viene da ridere se non riflettiamo. Diciamo, ma com'è possibile che ci sia qualcuno che vive 35.000 anni? Allora, la vita media di una farfalla è di 15 giorni. La vita media di una tartaruga è di 120 anni. Vivono sullo stesso pianeta, respirano la stessa aria, sono fatti dello stesso DNA. La tartaruga vive 2.900 volte la durata di vita di una farfalla. 35.